Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, ringraziamo Dio per un nuovo giorno, per una nuova speranza, per un giorno dove tutto può cambiare. Non ci dobbiamo mai fermare a ieri. Dobbiamo pensare che oggi è un giorno nuovo, tutto può accadere di bello e noi sappiamo che sicuramente accadrà, come il sole che stamattina è spuntato. Dietro la tempesta c'è sempre il sole, non bisogna mai dimenticarlo, mai scoraggiarsi, il sole che illumina i nostri cuori. E allora noi ci vogliamo preparare per questa Santa Messa, dove si pregherà in particolar modo per tutte le persone che sono state vittime di questo virus che ci sta attanagliando, il coronavirus, sapendo che a questo coronavirus sicuramente ci sarà come sostituzione la corona di grazia, perciò recitiamo la corona del rosario tutti i giorni, per conto vostro e insieme a noi. Sicuramente, sicuramente tutto cambierà. Allora, fratelli e sorelle, prima di accostarci ai santi misteri, riconosciamoci bisognosi della misericordia di Dio, per quante volte lo scoraggiamento ci è preso e abbiamo anche scoraggiato gli altri. Chiniamo il capo e chiediamo perdono. Signore, che a Pietro pentito hai offerto il tuo perdono, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che al buon ladrone hai promesso il paradiso, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che accogli ogni uomo che si affida alla tua misericordia, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Padre Santo, che nei tuoi sacramenti hai posto il rimedio alla nostra debolezza, fa che accogliamo con gioia i frutti della redenzione e li manifestiamo nel rinnovamento della vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ci sediamo e ascoltiamo la parola di Dio. Dal Libro della Sapienza. Dicono gli empi, tra loro sragionando: tendiamo insidia al giusto, che per noi è incomodo e si oppone alle nostre azioni. Ci rimprovera le colpe contro la legge, ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta, proclama di possedere la conoscenza di Dio e chiama se stesso figlio del Signore. È diventato per noi una condanna dei nostri pensieri. Ci è insopportabile solo al vederlo, perché la sua vita non è come quella degli altri, ed è tutto diverse sono le sue strade. Siamo stati considerati da lui moneta falsa, e si tiene lontano dalle nostre vie come da cose impure. Proclama beata la sorte finale dei giusti, e si vanta di avere Dio per padre. Vediamo se le sue parole sono vere. Consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti per conoscere la sua mitezza e assaggiare il suo spirito di sopportazione. Condanniamolo a una morte infamante, perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà.
Hanno pensato così, ma si sono sbagliati. La loro malizia li ha accecati. Non conoscono i misteriosi segreti di Dio. Non sperano ricompensa per la rettitudine, né credono a un premio per una vita irreprensibile. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Diciamo insieme: il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Il volto del Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo. Gridano i giusti e il Signore li ascolta, ti libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti. Molti sono i mali del giusto, ma da tutti lo libera il Signore. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Custodisce tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, non sarà condannato chi in lui si rifugia. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Ci mettiamo in piedi. Ode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Ode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Gloria e lode, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù se ne andava per la Galilea, infatti non voleva più percorrere la Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa dei giudei, quella delle capanne. Quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui, non apertamente, ma quasi di nascosto. Alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: non è costui quello che cercano di uccidere? Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è il Cristo? Ma costui sappiamo di dov'è. Il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia. Gesù allora, mentre insegnava nel Tempio, esclamò: certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono, eppure non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero, e voi lo conoscete. Io lo conosco perché vengo da lui ed egli mi ha mandato. Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui, perché non era ancora giunta la sua ora. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. La parola del Vangelo cancella i nostri peccati. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. La parola di Dio è molto chiara. Ci sono gli empi che tentano insidie al giusto. Perché questo giusto, con la sua vita, con la sua condotta e anche con le sue parole, giudica senza giudicare. Fratelli e sorelle, ci sono a volte degli atteggiamenti, dei comportamenti dove non c'è bisogno di dire alla persona: forse tu stai sbagliando, perché prima che arrivi la parola, arriva la nostra vita, arriva la vita del giusto. Arriva la vita di chi ama,
Arriva la vita del misericordioso, arriva la vita di colui che ama il prossimo più di se stesso e si preoccupa degli altri e ha a cuore gli altri. Oggi ne possiamo fare esperienza. Non dico solo oggi questo tempo, ma oggi. Oggi c'è purtroppo la vita di tanti, forse compresa la mia, probabilmente, sicuramente, che non parla senza parlare con la bocca, non parla. Bene, noi oggi dobbiamo far parlare la vita, la nostra vita, e accompagnarle poi anche con la nostra parola. Perché fratelli e sorelle, se ci sono altri, i nostri fratelli e le nostre sorelle, che invece hanno una condotta così e così, che non va bene, egoistica, bene, guardate che non c'è nulla da fare. Quando si vede una persona che è da bene, fa il bene, gratuitamente, senza un perché, addirittura anche ai nemici, specialmente in questo momento così difficile, senza fare mai distinzione. Tu sì, tu no, tu mi sei antipatico, tu mi sei simpatico, vieni prima tu mi sei parente, senza fare distinzione. Ma la vita di questa persona dice bene, dice amore, bene. Se noi siamo egoisti, la vita di questa persona ci giudica. E allora due sono le cose. O combattiamo questa vita di questa persona, di queste persone, perché ci dà fastidio. E come dice il libro della Sapienza, gli teniamo dei tranelli, sparliamo di lui, giudichiamo di lui, cerchiamo di farlo cadere, cerchiamo di mettergli delle macchie addosso, cerchiamo di dire sì, ma forse chissà perché farà questo, c'è sempre un tornaconto, c'è sempre un perché. Fateci caso, noi siamo avari nel dare i complimenti a qualcuno, perché è vero, ma veramente sei una brava persona, veramente il tuo cuore è grande, veramente sei uno che ama Dio perché sa amare anche il prossimo. Non dico soltanto dargli un aiuto fisico, materiale, scusatemi, che è il primo, ma dargli un aiuto, dargli speranza, dargli conforto, stare presente, dare il tempo, dare la propria intelligenza, dare il proprio desiderio di stare vicino anche quando mi è difficile. Allora ecco che cosa dicono gli empi quando combattono il giusto. Tendiamo insidia al giusto che per noi è incomodo e si oppone alle nostre azioni, ci rimprovera le colpe contro la legge, ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta, proclama di possedere la conoscenza di Dio e chiama se stesso figlio del Signore. Attenzione, è diventato per noi una condanna dei nostri pensieri. Ci è insopportabile solo al vederlo, perché la sua vita non è come quella degli altri, è del tutto diversa e di tutto diverse sono le sue strade. Siamo stati considerati da lui moneta falsa. Fratelli e sorelle, vedete, niente di nuovo sotto il sole, solo la resurrezione che tra poco avverrà a Pasqua e noi risorgeremo con Gesù. Niente di nuovo sotto il sole. Lui, il suo modo di essere, il suo modo di fare, mi dà fastidio. Perché? Perché parla la mia coscienza. Guardate, quando c'è il bene, il diavolo si scatena. Oggi noi siamo chiamati a fare il bene,
Sicuramente il demonio scalpiterà, ma l'avremo sotto il tallone, come ce l'ha avuto la Vergine Maria, se la nostra vita dice amore. Amore per Dio, amore per il prossimo, amore per il prossimo, e nel prossimo amo Dio. La nostra vita nella rettitudine, nel donarsi, nell'essere onesti, veritieri, amorevoli, gentili, non arroganti, non presuntuosi, non superbi, non egoisti. Se la nostra vita invece dice accoglienza, dice stare vicino, la vicinanza, dice conforto, dice cura, dice sorriso anche in questi momenti. Ascoltatemi, se veramente vogliamo fare qualcosa, facciamo qualcosa adesso, cosa? Infondiamo speranza, infondiamo sorrisi, gioia. Infondiamo speranza che domani sicuramente il sole uscirà. Allora o si combatte il giusto, perché mi dà fastidio, dà fastidio alla mia coscienza. Fratelli e sorelle, non dimentichiamo mai che la nostra coscienza è abitata da Dio. E la voce della coscienza, quando vede il bene, ci spinge a rivedere dentro di noi, perché abbiamo plasticamente di fronte a noi come si fa il bene, che cos'è il bene. Però attenzione, noi possiamo decidere nella nostra libertà di metterci le tappe alla coscienza quando Dio parla dentro la coscienza. Possiamo farlo. Anzi, addirittura possiamo fare un'altra cosa. Possiamo falsificare la voce di Dio nella nostra coscienza con la nostra voce. Con il nostro ego, con il nostro io-ismo, egoismo, e dire no. Quella è la voce del bene, la voce di Dio. Tu mi danneggi quello che io voglio, quello che io desidero e quello che a me piace. Perché quello che a me piace viene per primo. E abbiamo visto e abbiamo tastato con mano che a volte nella vita ci sono tante persone sconsiderate, irresponsabili, menefreghisti, egoisti. Ma ringraziando Dio, la percentuale del 99% dell'umanità, invece, adesso in questo momento, parliamo dell'Italia, sta dando invece esempio a non uscire di casa. Che la tua vita a fare il bene, a stare in famiglia, a ricreare rapporti, a ricreare tante cose belle, a fermarsi a guardare il cielo, la natura, l'aria bella, i bambini, gli anziani, il mio prossimo, rivalutare il mio rapporto anche con chi ho litigato e chi ho messo una pietra sopra, e ritornare, perché la vita si è vista, fratelli e sorelle, che la vita veramente è un filo d'erba che può essere spezzato all'improvviso, è così fragile. Non rimandare a domani ciò che puoi fare oggi. Devo chiedere perdono a qualcuno? Lo chiamo. Perdonami. Abbiamo litigato per delle fesserie, e anche se non sono delle fesserie, diamoci un'altra possibilità. Perdonami. Sappiamo che qualcuno ci sta chiamando per ricevere il perdono, diamoglielo, diamoglielo. Non ti preoccupare, tutti quanti possiamo sbagliare, siamo nella stessa barca. E allora ecco la seconda opzione. La vita del giusto veramente mi dice cambiamento, conversione. Fratelli e sorelle, sono momenti difficili, molto difficili. Ma sono anche momenti dove la nostra vita può cambiare e dove veramente possiamo dire: ho
Vogliamo essere sorgente di acqua fresca, nuova, fresca. Oggi, stasera, il Papa farà alle 18 l'adorazione eucaristica, rifletterà sulla parola di Dio e poi darà la benedizione Urbi et Orbi, la città di Roma, le città del mondo, cioè l'umanità intera, per tutti quanti noi. Sono momenti che sembrano surreali oggi, ma sono anche momenti dove vediamo la nostra pochezza. Allora vorrei, e se passa mi fa piacere, vorrei lanciare questo messaggio. Oggi siamo chiamati tutti quanti noi a dare testimonianza. La nostra vita deve far scatenare il demonio, cioè arrabbiarlo, farlo arrabbiare. Perché? Perché il nostro cuore è cambiato, la nostra vita è cambiata, sta cambiando. E più il nostro cuore cambia, più il bene dilata, più si scatena, ma più perde. Perché Dio vede e provvede, e sicuramente provvederà, perché stiamo facendo penitenza degli errori di tutta l'umanità. Allora voglio dire ai calciatori di tutte le squadre, io non tifo per nessuno, sinceramente, il calcio mi piace giocarlo un pochino quando si può, quando posso. Tutti gli attori, tutta la gente dello spettacolo, donate, abbiamo il coraggio, la Chiesa lo sta facendo a modo suo, che vive di provvidenza, facciamolo tutti, ma specialmente coloro che sono stati nel mondo baciati dalla fortuna, non dalla grazia, dalla fortuna, e hanno tanto, si debbono chiedere: ma perché io per dare un calcio a un pallone devo avere così tanto? E invece adesso non si può comprare dei respiratori, delle macchinaggi per far vivere, non far morire le persone. Perché? Sono migliore degli altri? No! Per questi motivi, per queste occasioni. Gente dello spettacolo, donate, lasciatevi il necessario per voi e per la nostra famiglia, avendo un tenore di vita di meno, che siamo chiamati anche a tenere un tenore di vita di meno. Donate! Perché si riceverà non in cose, in amore e in gratitudine da parte di Dio e da parte degli uomini, cento volte tanto. Perché non esiste che ci sono delle categorie degli uomini, delle donne, che debbono avere così tanto e sta la gente che si muore di fame. Lo Stato deve fare il suo dovere, ma anche tutti quanti noi dobbiamo fare il nostro dovere. Tutti. Chi ci ha creato non è poverello. Sicuramente Dio, quando noi doniamo con gioia, Dio ama chi dona con gioia. Quando amiamo con gioia, quando doniamo con gioia, sicuramente ci rientrerà in modo diverso, dove il cuore si sazierà, non di solo pane, ha detto l'antifona al Vangelo, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora, fratelli e sorelle, a te, fratello giocatore, che sei così bravo, bene, poniti la domanda: perché devi avere tanto per dare un calcio al pallone? Facciamo essenzialità con la nostra vita, facciamo un po' di... per dare un calcio a un pallone così, tanto, se c'è, è perché tu devi aiutare. Attore, sei bravo, sei bravissimo, veramente 10 e lode. Presentatore, sei bravo, sei bravissimo, veramente 10 e lode. Ma se hai tanto, chiediti il perché. I dottori adesso, in questo momento, noi apprezziamo e diciamo, quando tolgono un cuore vecchio e mettono un cuore nuovo, quando tolgono un tumore
che fanno vivere una persona, quando tolgono i virus, con i vaccini, con le... Lì dobbiamo dire ne vale la pena. Ed è giusto, queste persone vengono ricompensate. Ma su altre cose capite meglio di me. Bisogna ridimensionarsi. Allora vedete che la vostra vita, la nostra vita, quando noi facciamo il bene, senza voler niente in cambio, giudica invece il bene non lo vuole fare. Non è un giudizio mio, è una proposta. È una proposta. Perché tutti insieme, il poco, che è sempre poco adesso in questo periodo storico, di molti, fa tantissimo. Diamoci una mano. Sicuramente domani uscirà il sole. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina e di colui che ha voluto assumere la nostra vita. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni mio peccato, anche da quelli che non vedo e non voglio vedere. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode e gloria per il suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. La potenza di questo sacrificio ci liberi dal peccato e ci faccia giungere più puri alle feste pasquali, principio della nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio, è cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Ogni anno tu doni ai tuoi fedeli di prepararsi con gioia, purificati nello Spirito, alla celebrazione della Pasqua, perché assidui nella preghiera e nella carità operosa, attingono ai misteri della redenzione, la pienezza della vita nuova, in Cristo tuo Figlio, nostro Signore. E noi uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre,
veramente santo, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, che diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Angelo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli Carlo, Irma, Pasquale, che hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo l'hai uniti alla morte di Cristo, tuo Figlio, così rendili partecipi della sua risurrezione. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di tutti i morti che ci sono stati in questi giorni a causa di questo virus. Coronavirus che sta seminando morte. Prendiamoci qualche secondo per ricordarli. E di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli, San Giuseppe Moscati, San Pio da Pietralcina, San Camillo dell'Ellis, San Michele Arcangelo, San Luigi Gonzaga, San Gerardo Maiella, Santa Rita da Cascia e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato
e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre e con l'opera dello Spirito Santo, morendo hai dato la vita al mondo, per il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, liberami da ogni colpa e da ogni male, fa che sia sempre fedele alla tua legge e non sia mai separato da te. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Amen. Il sangue di Cristo lo custodisca per la vita eterna. Amen. Comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per il bisogno della Santa Madre Chiesa.
Preghiamo. O Padre, questo sacramento che segna per noi il passaggio dell'antica alla nuova alleanza, ci spogli dell'uomo vecchio e ci rivesta di Cristo, nella giustizia e nella santità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Oggi, forse sembra strano quello che sto dicendo, oggi siamo chiamati alla santità. Tutta l'umanità. Siate santi, perché io sono santo, dice il Signore. Allora, oggi siamo chiamati ad avere il cuore, per quanto è possibile, simile al cuore di Dio. Oggi, in questi giorni, siamo chiamati a questo. Se noi sapremo amare con tutto noi stessi, come Dio ci ama, bene, finirà molto presto tutto. Sicuro, certo. L'accendiamo. E allora mettiamoci sotto la nostra vita, come papà, come mamma, come moglie, marito, figlio, giovane, ragazza, sacerdote, suora, bambino, adolescente, giovane, vecchio, ammalato. Ognuno di noi può fare la sua parte, amando sempre. Davanti all'amore tutto tace. Quando l'amore vero si esprime, ti lascia sempre senza parole. E il Signore sicuramente sta restando senza parole di quanti di voi veramente adesso hanno allargato il cuore e sanno amare meglio di prima. Non soltanto i propri cari, ma tutti, perché tutti ci sono figli, tutti, anche chi sta in Africa. Oggi siamo chiamati a capire che ci sono tante persone abbandonate. Allora tutti ci sono figli, tutti ci sono padri, tutti ci sono madri, tutti ci sono fratelli e sorelle, tutti ci sono nonni, tutti ci sono amici. Do un avviso e poi facciamo la preghiera e poi lasciamo aperto in diretta, lasciamo un po' aperto, mettiamo un po' di musica così, aspettiamo a mezzogiorno poi per fare l'Ave Maria sotto la tua protezione e poi l'Angelus. L'avviso è questo, che stasera ci sarà la Via Crucis alle 17, alle 5 di sera. Dopo la Via Crucis anche i sacerdoti andranno a casa dai propri genitori, ringraziando Dio abbiamo la fortuna ancora di averlo, almeno uno, e lì insieme con tutto il mondo, ma specialmente con i cristiani, vedremo l'adorazione di Papa Francesco e la benedizione a tutto il mondo, con l'indulgenza plenaria, applicata o per se stessi o punto fu. Io direi applichiamo per queste persone che stanno morendo, che non hanno avuto nessuno, purtroppo, a causa di queste epidemie, chi ha pregato, chi ha potuto offrire una preghiera sul corpo di questa persona. Allora applichiamolo, Signore, tu sai, una persona che è morta in questo periodo a causa di questo maledetto virus. Allora alle 17 c'è la Via Crucis in diretta, tutti quanti la facciamo qua, poi ce ne andiamo a casa, la benedizione del Papa, la messa l'abbiamo fatta adesso, e ci vediamo poi domani mattina, che è sabato, alle 11:15 per il nostro piccolo appuntamento di preghiera. Antonio non lo vedo, lasciamo la diretta aperta e ci vediamo qui, mezzogiorno, meno qualche minuto. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Il Signore è la nostra luce, siate luce, gioia e sale per la terra, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona giornata a tutti. A più tardi. Ciao. Bene, tra poco
sono le campane e imploriamo come bambini, come disse Don Antonio qualche giorno fa. Ecco, imploriamo Dio, questo papà si intenerisce, ma ancora di più trova delle strade preferenziali per i figli, perché la mamma che glielo chiede, cioè la Vergine Maria in questo caso. E allora noi come bambini, che sappiamo che sicuramente il Signore ci aiuterà in tutto, perseveriamo al suo cuore, al suo cuore. State a casa, state a casa, sta suonando l'orologio, tra poco suona la campana. State a casa, mi raccomando. Sta dando i buoni frutti. Tutti, ma adesso sono il pastore di Casandrino, Casandrino sta dando i buoni frutti, sempre così. Ma non mollate, perseverate. Insieme, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. O Maria, mamma di Casandrino, prega per noi. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria, ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si faccia di me secondo la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne. Venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio. E saremo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, era sempre, nei secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, era sempre, nei secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, era sempre, nei secoli dei secoli. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. O Santa Madre del Redentore, porta del cielo, stella del mare, soccorri il tuo popolo che anela a risorgere, tu che accogliendo il saluto dell'angelo, nello stupore di tutto il creato, hai generato il tuo Creatore, Madre sempre Vergine, pietà di noi peccatori. Cuore Immacolato di Maria, prega per noi. E adesso facciamo anche insieme la preghiera per il pranzo, per metterci a tavola. Ecco, anche se è un po' presto, però ecco, vi lasciamo la benedizione in nome del Signore. Signore, benedici noi e il cibo che stiamo per prendere, per mantenerci il tuo santo servizio. Fa che non manchi mai a nessuno, specialmente oggi, che possiamo essere provvidenza gli uni degli altri.
possiamo essere provvidenza. Io sono la provvidenza di Dio per te, tu sei la provvidenza di Dio per me. Fa che non manchi mai a nessuno, in cibo, in casa, in lavoro, in salute, in dignità, in diritti, e anche, perché no, poi noi, a nostra volta, fare il nostro dovere, come persone, come cristiani. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, e Figlio, e Spirito Santo. Amen. Bene, ci vediamo alle 17 per la Via Crucis.